Siamo con Gianni De Biase, presidente dell'Associazione dei Macellai di La Terza, titolare della notissima, arcinota attività avviatissima Mille Idee. Siamo alla 40ª edizione di questa sagra dell'arrosto, un momento, io dico, di storia per La Terza. Ecco, intanto parlaci delle specialità della carne, no, che proponete, e poi anche vedere come si è evoluta la produzione, come si sono evolute le specialità nel corso degli anni, perché la tradizione resta ferma, però ovviamente poi ci vuole sempre un qualcosa, c'è bisogno di un qualcosa di nuovo, della innovazione. È vero, siamo partiti da 3-4 quintali in tutti e siamo arrivati a 10 quintali l'anno scorso. Quest'anno stiamo cercando, non ti dico di doppiarlo, ma quasi. Questo significa che il nostro prodotto viene premiato, perché noi siamo attenti tutto l'anno nelle proprie attività di La Terza, le macellerie, salsicciotti, zambine, Num Red, sono cose che, voglio dire, sono laertine, sono nate insieme al Fournier, una cosa tipica di La Terza. Quest'anno siamo diventati proprio un percorso lunghissimo dove accogliamo tutte le persone. Come già detto, siamo pronti per fare le coccole a tutti quelli che verranno alla Terza. Anzi, vi ringrazio tutti di essere venuti. Grazie, grazie, grazie a tutti. Una edizione, dicevo, la 40ª, per la quale si è deciso di fare le cose in grande. Ecco, presentiamo, io dico, questa due giorni, perché c'è certamente la giornata, la domenica, come da tradizione, la prima domenica di agosto, in cui c'è sempre annualmente la sagra, ma c'è anche una sorta di bis il secondo giorno, perché si festeggiano appunto i 40 anni dell'associazione. In realtà la sagra, La Terza, si fa la prima domenica di agosto e finisce la prima domenica di agosto. Quest'anno, festeggiando il 40esimo anno, abbiamo preferito farlo il lunedì con i Terra Rossa in piazza, perché dobbiamo godercelo anche noi la festività. Però le nostre attività sono a disposizione di chi vorrà rimanere alla Terza per gradire la carne. Siamo qui per festeggiare 40 anni lunedì. Oggi i macellai siamo tutti in piazza. Ecco Gianni, per capire l'evoluzione, ma si stanno formando nuove leve di macellai? Perché ovviamente voi siete i maestri, i detentori della tradizione, però ovviamente una tradizione, per essere tale, deve essere tramandata di generazione in generazione. Abbiamo la continua, chi ha i figli, chi ha i ragazzi, e poi noi, come potete vedere, il futuro ce lo creiamo. Anche le ragazze possono fare i macellai, che sono più bravi di alcuni maschietti, e ci conto su di loro. Io ho avuto modo di conoscere tempo fa Gianni e ho visto in lui una persona piena di idee, un vulcano di idee, un vulcano di entusiasmo. E così, lo dico simpaticamente, mi ha fatto sorridere l'espressione di alto ottimismo quando dice: quando ci sono i problemi, io me li mangio a colazione. Speriamo che non mi rimanete digiuno domani. Datemelo qualcosa. Stasera mangerò, anche perché poi adesso c'è una settimana da consumare. Questa buona carne accompagnata con un bel bicchiere di vino. È il buon pane di La Terza, voglio dire, il matrimonio è sicuro, più di qualche altro. Vi invito a vedere quello che succede nelle nostre postazioni. Le nostre immagini parleranno chiaro. E poi dateci voi un giudizio, aiutateci pure a migliorare, accettiamo consigli. Grazie.